La notte di Eraclea, tre giornate di eventi che hanno ripercorso la storia di Policoro in piazza Eraclea e Viale Siris il 23, 24 e 25 novembre. Particolare attenzione all'aspetto culturale con tante iniziative su turismo, violenza di genere dedicato al ricordo di Angela Ferrara ed il focus dal titolo Eraclea, la riforma fondiaria e le prospettive di Matera 2019. Le associazioni Terre Ioniche e Magna Grecia con la direzione artistica di Nino Rio e Lucania Storica, insieme ai commercianti, hanno dato vita ad arte in vetrina e pillole di cultura. I visitatori hanno potuto ammirare per la via centrale opere come quelle del pittore Vincenzo D'Acunzo, disposte nelle vetrine dei negozi, ed ascoltare letture estemporanee di poesia, accompagnate da pensieri e riflessioni. Pregevole interpretazione anche dell'attrice Roberta La Guardia del reading teatrale scritto da Franca Rame e Dario Fo. Siamo in compagnia di Nino Riolo, presidente dell'associazione Terre Ioniche Magna Grecia e direttore artistico delle iniziative Arte in Vetrina e Pillole di Cultura. Cosa avete realizzato per queste tre giornate? Io sono stato coinvolto dal mio amico Mario Garrambone a dargli una mano, appunto per far vedere un po' la nostra cultura, la nostra arte, appunto sia con la poesia che con le nostre opere, e ho chiamato tutta una serie di artisti, amici miei e non, appunto per poter esporre e far vedere il loro lavoro. La nostra è un'associazione culturale che si occupa appunto di pubblicizzare il nostro territorio. Nel nostro territorio c'è l'arte, c'è la cultura, c'è la bellezza del territorio stesso e tutto quanto il resto. All'interno dell'iniziativa Arte in Vetrina stiamo ammirando le opere del pittore D'Acunzo. Come mai ha rappresentato Matera in due modi così diversi? Qual è la tecnica che adopera e come mai questo assemblaggio? In pratica sono delle opere nate per cercare di rappresentare qualcosa di moderno in un ambiente dove il quadro non deve essere soltanto un'opera, ma deve essere anche parte dell'interno design. Il concetto è che si evita di usare le cornici come si usavano una volta per estraniare l'opera dal contesto e quindi cercare un mondo a sé. Ora invece l'opera deve entrare nel contesto, quindi io cerco di fare il contrario, eliminando completamente la cornice e creando un supporto che si estranei completamente, trasparente come il plexiglass, anche perché vengo da certe esperienze in quanto per anni ho lavorato solo col plexiglass. E in particolare queste opere cosa rappresentano? Rappresentano i luoghi abitativi, i luoghi che abitiamo. Praticamente evito i cieli, evito la base, la terra. Quindi di solito noi viviamo dal secondo piano in poi. Oggi come oggi, si vive chiusi nelle case, si vive nelle proprie abitazioni e tutta la parte di giù viene usata nelle città, viene usata in tutti i luoghi come negozi, come luoghi di passaggio, come luoghi che servono non per viverci ma per fare altro. A me interessa i luoghi dove viviamo, per cui ho alzato un po' il mio obiettivo. È da qualche anno che sto facendo delle proiezioni viste dall'alto, eliminando il cielo, eliminando la terra, e frammento e suddivido le opere in alcune parti che sono autonome, prese così singolarmente, ma che comunque si inseriscono in un contesto un po' più ampio, quindi nel quadro un po' più grande, e tutti insieme, anche se restando autonome, però formano comunque un insieme diverso. Siamo qui insieme a Roberta La Guardia, che ha appena terminato il suo reading. Abbiamo tutte la stessa storia, che è tratto da un'opera di Dario Fo e Franca Rame, Tutta casa, letto e chiesa. È una solo di strettissima attualità che ci parla anche in maniera ironica e drammatica della condizione femminile. Com'è andata questa serata? Ma io devo dire che sono contentissima, che ringrazio te, Tonia, permettetemi di ringraziare l'amministrazione che ha organizzato e creato questo evento, e l'assessore Cacciatore che si è dimostrata particolarmente sensibile all'argomento e alla tematica. Detto ciò, sono felicissima di aver ricevuto così tanto calore dal posto in cui sono nata.
stata e la gente è stata particolarmente affettuosa e spero solo di essere un degno interprete di due penne che sono state dei geni, sono stati dei geni nel nostro teatro contemporaneo e di fare al meglio il mio lavoro sempre. Questo è quello che cerco di offrire ogni volta che ho una performance in pubblico e devo dire che nella mia terra c'è sempre un'emozione particolare, diciamo particolare, ecco, forse questa è la parola giusta. E cosa consiglieresti ai ragazzi lucani che vogliono intraprendere questa esperienza, che vogliono iniziare questo mestiere? E allora, il mestiere dell'attore è un mestiere complesso, quindi familiarizzare quanto più possibile con la conoscenza del mestiere in quanto tale, quindi sicuramente acculturarsi, quello è sempre una fonte di crescita personale importantissima e nello specifico è fondamentale per apprendere una prima base, un primo approccio e poi di andare nei luoghi giusti dove è possibile ed è consentito intraprendere l'inizio di un percorso artistico che poi eventualmente possa sfociare in una carriera. Diciamo che qui è più difficile, bisogna spostarsi, c'è un'assenza di spazi, una carenza di strutture che va colmata e sarebbe il momento di fare dei teatri, anche qui di costruirli sia fisicamente che con tutta l'architettura umana anche che ruota intorno al complesso meccanismo teatrale ma anche artistico in genere, però voglio avere fiducia e speranza che questo accada. Nella giornata di sabato i concerti di Mirko Gisonda e le officine popolari di Pietro Cirillo, che hanno coinvolto e trascinato il pubblico presente, mentre Piazza Eraclea ha vissuto un momento magico, con le installazioni luminose dello scenografo Mario Carlo Garrambone. Spettacolare ed emozionante anche l'esibizione di Nico Gattullo, con Mitos, il volo degli dei. La giornata di domenica è cominciata con l'incontro sul turismo, tenutosi presso la biblioteca Massimo Rinaldi, mentre nel pomeriggio spazio al conduttore Savino Zaba, che ha presentato il suo ultimo libro, Parole, parole alla radio. L'aspetto culturale ha visto il suo momento conclusivo sul palco di Piazza Eraclea, ove il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Filippo Mele, intervistato dallo scrittore Antonio Orlando, ha raccontato le vicende del padre Antonio, che ci ha tramandato il testo che dà anche il titolo all'intero progetto Ci trovammo bene nel futuro. A chiusura di queste tre giornate i concerti di Alessandro Di Leo, Luca Rossi ed Enzo Avitabile che hanno entusiasmato i presenti. L'artista partenopeo Avitabile, alla continua ricerca di un suono inedito, originale e vitale, ha regalato alla città un momento di grande spettacolo e condivisione. Bentrovato di nuovo qui a Policoro per queste tre giornate di musica, arte e spettacolo che ti hanno visto anche questa volta protagonista. Grazie anzitutto, policorese, mi sento ormai di casa. Anche se è la prima volta che vengo d'inverno e ho scoperto che anche voi indossate i cappotti, avete le maglie di lana, no, perché in realtà da 7 anni ho l'onore e il piacere di condurre il premio Eraclea sempre d'estate, per cui ho visto una Policoro diversa. Poi vabbè, stasera ci sono 20 gradi, c'è una bella temperatura, diciamo è coda dell'estate, anche se siamo a fine novembre. No, detto questo, sento il calore veramente dei policoresi sempre, stasera c'è stata un'accoglienza bellissima alla presentazione del mio libro Parole parole alla radio, la biblioteca era pienissima, era stracolma e l'energia si riflette, si riverbera ancora nella piazza, ora c'è il concerto di Enzo Avitabile, quindi è sempre bello, mi sento policorese e quindi sono felice di ritornare come sempre. La sua musica supera gli steccati culturali di genere, coinvolge ritmi e suoni diversi, da dove trova l'ispirazione e questa evoluzione dove la porterà? Dalla musica. Perché il segreto della musica è questo, che va oltre il definito, va oltre qualsiasi barriera, è il rapporto tra l'infinito e l'infinito, è la possibilità di andare lì dove le parole non arrivano e viceversa. Credo che sia proprio il linguaggio della musica qualcosa che non riesce a inscatolare. Tutto qua, nella semplice verità della musica, da cuore a cuore. Ci vuole anticipare qualcosa sul futuro professionale? Certo, la buona salute, quello è il progetto più importante della vita, perché senza la salute non riesci a fare niente.
mi auguro che il Signore mi dia sempre la forza di andare avanti e riuscire a suonare in tutto il mondo e suonare quante più cose possibili. Quindi la musica è l'ultima speranza che ci rimane per unire i popoli e vivere tutti più uniti. Io credo, sono fortemente cattolico, lo sapete, cristiano, quindi prima della musica c'è qualcosa che più no? Che viene pure prima della musica. Credo che il segreto sia quello. Megalo kumulule nela, akere tikere ti, kele ti.